Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi porto questo gameplay di un gioco che credo non sia mai stato portato su YouTube in Italia, infatti è uscito molto da poco. E vi chiederete cosa ci fa un gioco del genere su un canale che praticamente porta solo horror. Allora, presto capirete, questo gioco sembra molto tranquillo, tra virgolette, in realtà è molto molto creepy. Non ci ho giocato, non ho visto gameplay, ma praticamente so che appunto c'ha questa, diciamo, a una certa diventa molto molto spaventoso. Però appunto non so in che modo, quindi direi di scoprirlo subito. Allora, giusto per provare se funzionava, ho fatto un nuovo gioco e ho inserito il mio nome, però non sono andata più avanti di così, quindi iniziamo subito. Ehi! Chi sarà mai? Vedo una ragazza fastidiosa corrermi incontro dalla distanza, salutandomi con le braccia come se non le importasse di nessuna attenzione che avrebbe potuto ricevere. Quella ragazza è Sayori, mia vicina e amica d'infanzia. Sai, il tipo di amica che non ti vedresti mai a fare al giorno d'oggi, ma funziona solamente perché vi conoscete da tanto tempo. Camminavamo sempre verso scuola insieme, in giorni come questo, ma dopo aver iniziato la scuola superiore, lei dormiva sempre, sempre, diciamo, fino a fare ritardo e sempre più spesso. E quindi mi ero stufato di aspettare. Ma mi rincorreva sempre in questo modo, quindi probabilmente avrei fatto meglio a correre via. Tra parentesi, non so se il protagonista sia maschio o femmina. Io parlerò al femminile perché appunto poi ho messo anche il nome del protagonista come Gaia, quindi perfetto. Ad ogni modo, sospiro e faccio in modo che Sayori mi raggiunga. Oh, che carina! Ho dormito troppo di nuovo, ma ti ho preso questa volta. Forse, ma solamente perché ho deciso di fermarmi e aspettarti. L'hai detto come se avessi pensato di ignorarmi. Non è gentile, Gaia. Beh, se le persone ti fissano perché ti comporti in modo strano, allora non voglio che pensino che siamo una coppia. Ok, siamo una coppia a quanto pare, ragazzi. Bene, bene. Ma mi hai aspettato, dopo tutto. Quindi, aiuto? Non vuoi essere scortese nemmeno se lo vuoi essere, appunto. Ah, tra parentesi, c'è stato un temporale terribile di fuori. E spero che non mi salti la corrente, però crea l'atmosfera perfetta. Va bene, Sayori. Attraversiamo la strada insieme e ci incamminiamo verso scuola. E mentre ci avviciniamo, le strade diventano sempre più piene di altri studenti che, appunto, fanno la loro routine quotidiana. Ad ogni modo, hai deciso in che club entrare? Un club? Te l'ho già detto, non sono interessata nell'entrare in alcun club. E non ho nemmeno cercato. Non è vero. Mi hai detto che avresti fatto parte di un club quest'anno. Davvero? Sono sicura che è possibile che io l'abbia fatto. In una delle conversazioni, in cui praticamente le do sempre ragione qualsiasi cosa ne stia parlando. Sayori si preoccupa troppo per me. Quando sono perfettamente felice nello spendere il mio tempo fra giochi ed anime. Sono io, ragazzi, sono io. Ah, stavo parlando di quanto sono preoccupata di che tu non
non abbia nessuna abilità prima del college. La tua felicità è molto importante per me, sai? E so che sei felice ora, ma non voglio che tu diventi praticamente un nerd in pochi anni, perché non sei abituata al mondo reale. Ti fidi di me, vero? Non mi far preoccupare per te. Va bene. Cercherò fra vari club se ti rende felice. Però non ti faccio promesse. Almeno promettimi di provare. Va bene, allora te lo prometterò. Perché mi faccio dare delle lezioni da una ragazza del genere? E mi sorprendo anche che mi fidi di lei, credo. Probabilmente vederla preoccuparsi per me così tanto mi fa desiderare di metterla in pace almeno un po', anche se esagera tutto. Oh, che carino però mi piace un botto, tipo i colori, le ambientazioni. Il giorno scolastico è uno come sempre e finisce prima che io lo sappia. Dopo aver impacchettato le mie cose, fisso la parete, cercando un po' di motivazione. Club. Sayori vuole che io dia un'occhiata a qualche club. Non ho scelta, devo iniziare con un club di anime. Sayori? Sayori probabilmente era entrata nella classe mentre avevo la testa fra le nuvole. Mi guardo intorno e capisco che sono l'unica rimasta nella classe. Pensavo di incontrarti fuori dalla classe, ma ho visto che eri semplicemente qui, quindi sono entrata. Sei peggio di me a volte. Sono colpito. Non mi devi aspettare se ti farà far tardi al tuo club. Beh, forse avevi bisogno di un po' di incoraggiamento, quindi ho pensato, sai. Cosa? Beh, potresti venire nel mio club? Sayori? Sì? Non posso venire al tuo club. Perché? Sayori è la vicepresidentessa al club di letteratura. E io non pensavo che avesse alcun interesse nella letteratura. Infatti sono sicuro al 99% che l'ha fatto solamente perché pensava fosse divertente aiutare a fondare un nuovo club, dato che era la prima a mostrare interesse dopo quella che aveva proposto il club, e quindi è diventata vicepresidentessa. E la mia interesse nella letteratura è anche meno del suo. Sì, andrò nel club di anime. Avanti, per favore. Perché ti importa così tanto? Beh, ho detto al club. No, vabbè. Ho detto al club ieri che avrei portato un nuovo membro. E Natsuki ha fatto i cupcakes e tutto. Ok. Non fare promesse che non puoi mantenere. Non so se Sayori l'abbia fatto di proposito oppure le fosse venuto così. E lasciai andare un sospiro profondo. Va bene, allora mi fermerò per un cupcake, ok? Sì, andiamo. Che bello. Ok. Ah. Così oggi è il giorno che ho venduto la mia anima per un cupcake. Ah, va bene, praticamente seguo Sayori attraverso la scuola e al piano di sopra, una sezione della scuola che visito raramente. E di solito infatti vado sempre solamente nelle attività del terzo anno. Sayori, piena di energia, apre con felicità la porta della classe. Ragazzi, il nuovo membro è qui. Ti
l'ho detto, non mi chiamare nuovo membro. do un'occhiata intorno alla stanza. Oh, che carina! Benvenuta nel club di letteratura. È un piacere conoscerti. Sayori dice sempre cose carine su di te. Davvero? Hai portato un ragazzo? Ok, ragazzi, sono un ragazzo. A quanto pare. No, vabbè, facciamo finta che sono una ragazza, perché ormai mi chiamo Gaia. Cioè, non so neanche come cambiarlo il nome, quindi ormai sono una ragazza. Anche perché sono una ragazza, tecnicamente. Che brutto modo per uccidere l'atmosfera. Che stronzo. Ah, Gaia, che sorpresa. Benvenuta nel club. Oh, proprio questa non mi vuole. Ok. Questo club è pieno di ragazze incredibilmente carine, è vero? Cosa stai guardando? Se vuoi dire qualcosa, dillo. Mi dispiace. Natsuki. La ragazza con... cioè, quella che sembra più acida, che il suo nome è apparentemente Natsuki. Non la riconosco. La sua piccola figura mi fa pensare che probabilmente è del primo anno. E è quella che ha fatto i cupcakes, secondo Sayori. Puoi sempre ignorarla quando fa così. Oh, che carino. Sayori comunque mi sa che è la mia preferita per ora. Sayori lo dice piano dentro al mio orecchio. E poi si gira verso le altre ragazze. Pure quella con i capelli blu, neri, mi piace. Ad ogni modo, questa è Natsuki. Sempre piena di energia. E questa è Yuri. La più intelligente nel club. Non dire cose del genere. Che carino. No, vabbè, raga. No, che carina, l'adoro questa, Yuri l'adoro. Yuri, che sembra molto più matura e timida, sembra che non ce la faccia a stare con persone come Sayori e Natsuki. Ah, beh, è un piacere conoscere entrambe voi. E sembra che te già conosca Monica, giusto? Ah, questa è Monica. Sì. Pure lei non è male, però mi sa che... Monica sorride gentilmente. Mi sa che la mia preferita è quella con i capelli blu e ovviamente Sayori. Ok, mi devo imparare i nomi. Quella con i capelli blu si chiama Yuri. Monica, Sayori e... Natsuki? Sì. Non ci conosciamo? Beh, abbiamo parlato raramente, ma eravamo nella stessa classe lo scorso anno. Monica probabilmente era la ragazza più popolare nella classe, intelligente, bella e atletica. Praticamente completamente fuori dalla mia portata. Quindi vedere il suo sorriso così genuino è un po'... anche per me, Monica. Siediti, Gaia. Ti abbiamo fatto spazio al tavolo, quindi puoi sederti vicino a me o Monica. Io prenderò i cupcakes. Ehi, li ho fatti io. Li prenderò io. Mi dispiace, mi sono emozionata troppo. Ehi, potrei fare anche un po' di tè. Le ragazze mettono un po' di banchi a forma di tavolo. E proprio come aveva detto Sayori, c'era abbastanza spazio vicino a Monica e uno vicino a Sayori, ok. Natsuki e Yuri camminano in un angolo della stanza, dove Natsuki prende un vassoio incartato e Yuri apre un armadio. Ancora un po' imbarazzata, mi siedo vicino a Sayori. Natsuki, oddio, aiuto. Torna con fierezza al tavolo col vassoio in mano. Ok, l'avevo letto. Ok, sei pronta? Tada! Che hai fatto? Non mi piace questa faccia furbetta che ha. Natsuki tira via, diciamo, quello che copre il vassoio. E ci sono una dozzina di cupcake bianchi e soffici decorati
a forma di gatto, che carini. E vabbè, so, ovviamente con l'icing, sono tutti decorati con l'icing e con pezzi di cioccolato. Che carini! Non sapevo che fossi così brava a cucinare, Natsuki. Beh, sai. Sbrigati e prendine uno. Sai, io riprendo il primo, poi Monica e poi io. È delizioso. Sayori parla con la bocca piena e ha tutto l'icing sulla faccia. Non so come si dice in italiano icing. Comunque, vabbè, praticamente la glassa, credo si. Ecco, appunto, glassa, forse. Giro il cupcake tra le mie dita, cercando l'angolo giusto per prendere un morso. Natsuki rimane in silenzio. Guardate che faccio. Dai, oh boh. Non ti incazzare. Non posso fare a meno di notare i suoi sguardi nella mia direzione. Sta aspettando che io prenda un morso. Finalmente lo mordo. La glassa è dolce e piena di sapore. Mi chiedo se l'abbia fatta da sola. È molto buono. Grazie, Natsuki. Perché mi stai ringraziando? Non è che io ha una cotta per noi, guarda, la tsundere di turno, eh? Non ho già sentito questo prima, sì, da tutte le tsundere del mondo, praticamente. Beh, non te l'ho fatta per te o nulla del genere? Ok. Pensavo che l'avessi fatto. Sayori mi ha detto: beh, forse. Oh, che carino, però. Ragazzi, sto avendo ripensamenti su Natsuki, però. Sinceramente non mi piacciono tanto le tsundere perché mi stanno sul cavolo, ok? Cioè, sono troppo. Cioè, la maggior parte delle tsundere non mi piacciono. E niente, questo solo per informarvi. Ma non per te, sai. Baka. Va bene, va bene. Lascio perdere la logica strana di Natsuki e chiudo la conversazione. Yuri ritorna al tavolo portando un set da tè e mette una tazza di tè di fronte a noi prima di appunto prendere oddio, come si chiama? Il bollitore del tè vicino al vassoio. Hai un intero set da tè in questa classe? Non ti preoccupare, i professori ci hanno dato il permesso. Dopotutto, una tazza di tè non ti aiuta a goderti un buon libro? Ah, suppongo di sì. Non ti fare intimida, aiuto. Vabbè, non so come si dice. Intimidire? Yuri sta provando solamente a colpirti. Che carino. No, Yuri mi sta simpatica. Monica un po' mi sta sul cazzo. Vabbè, scusatemi, ragazzi. Cioè, carina, però mi sta sul cazzo. Non è. Insultata, Yuri, guarda da un'altra parte. No, Yuri è troppo carina. Non volevo, sai. Ti credo. Beh, tè e leggere. Forse non è il mio passatempo preferito, ma almeno mi piace il tè. Ok, sono felice. Yuri sorride a se stessa, in segno di sollievo. Monica solleva un sopracciglio e mi sorride. Quindi, cosa ti ha fatto considerare il club di letteratura? Tipo Sayori che ci ha trascinato di forza? Ero spaventata di questa domanda, grazie al qualcosa mi ha detto. Qualcosa mi dice che non dovrei dire a Monica che sono stata appunto trascinata da Sayori. Beh, non mi sono ancora unita ad alcun club e Sayori sembrava molto felice qui, quindi va bene non essere imbarazzata. Ci assicureremo che ti sentirai a casa, ok? Come presidentessa del club di letteratura è mio dovere rendere il club divertente per tutti. Monica, sono sorpresa. Come hai fatto a. Cioè, come ti è venuto di iniziare un club tutto tuo? Potresti essere benissimo una leader per un club più grande.
Non eri la leader del club di dibattito lo scorso anno? Ah, beh, sai, ad essere onesta, non mi piacciono tutte le cose che girano intorno ai club più grandi. Non mi va di stare lì a litigare sul budget e come prepararci per gli eventi. Preferisco qualcosa che personalmente mi piace e rendere il tutto speciale. E se incoraggio gli altri ad entrare nel mondo della letteratura, allora realizzo il mio sogno. Monica è veramente una grande leader, proprio perché ho detto che non mi piace, oh, guardate. Yuri anche annuisce. Allora sono sorpresa che non ci sono più persone nel club. Deve essere dura iniziare un nuovo club. Cosa? Potresti metterlo in questo modo? Non molte persone sono interessate nel fare qualcosa di nuovo. Specialmente quando è qualcosa che non cattura la tua attenzione, come la letteratura. Devi lavorare duramente per convincere le persone che sei sia divertente sia meritevole. Ma rendergli gli eventi scolastici come i festival molto più importanti. Sono sicura che faremo crescere questo club prima di diplomarci. Giusto? Sì, che carino sono Yori. E poi Yuri è carinissima. Yuri credo che sia la mia waifu principale fra tutti. Faremo del nostro meglio. Sai, tutte con entusiasmo sono d'accordo. Delle ragazze così differenti, tutte interessate allo stesso obiettivo. Monica sicuramente ha lavorato duramente per trovare questi tre. Forse è per questo che sono così felice all'idea di incontrare un nuovo membro. Ma probabilmente non sono al loro livello di entusiasmo riguardo alla letteratura. Quindi Gaia, quale genere ti piace da leggere? Beh, in realtà allora a me personalmente, cioè Gaia vera, mi piacciono gli horror ovviamente, poi mi piacciono i gialli, sono bellissimi, li adoro. Poi i fantasy non mi piacciono molto. E quelli vabbè, psicologici così. E a me piace molto leggere, piccola cosa su di me. A questa Gaia probabilmente no. Considerando che ho letto molto poco negli anni passati, non so davvero come rispondere a questo. I manga, anche questo è vero, mi piace il manga. Dico a me stessa, scherzando praticamente. Natsuki all'improvviso solleva la testa. Sembra che voglia dire qualcosa, ma rimane in silenzio. Non sei una vera lettrice, suppongo. Beh. Ah, dice, può cambiare, ok. Cosa sto dicendo? Ho parlato senza pensare, dopo aver visto il sorriso triste di Yuri, poverina. Ad ogni modo, che mi dici di te, Yuri? Beh, vediamo. Yuri, diciamo, con il dito, passa sul bordo della sua tazza. Le mie preferite di solito sono dei romanzi nei mondi fantasy. Proprio l'opposto mio. Ok, perfetto. Va bene. Ah, ok, dice, raccontare una storia in un mondo così sconosciuto è davvero interessante. Yuri va avanti, chiaramente appassionata riguardo alle sue letture. Sembra così riservata e timida, e proprio dal momento in cui sono entrata. Ma
È ovvio dal modo in cui i suoi occhi si illuminano che lei trova, diciamo, il conforto nel mondo dei libri e non in quello delle persone. Ma sai, mi piacciono molte cose. Le storie con degli elementi molto psicologici. Ok, vabbè. Ah, ok, praticamente sto dicendo anche le cose che ho detto io. Ad ogni modo, ho letto molti horror recentemente. Ah, ho letto un horror una volta, wow. Disperatamente cerco di aggrapparmi a qualcosa per, appunto, essere... per essere come loro ad un livello minimo. A questo punto Yuri potrebbe farebbe meglio avere una conversazione con una pietra. Davvero? Non me lo sarei aspettato, Yuri. Per qualcuno dolce come te, vabbè, che c'entra, scusa. Beh, suppongo che sia vero. Ma se una storia mi fa pensare o mi porta in un altro mondo, allora non riesco a smettere. L'horror surreale è molto di successo nel cambiare il modo in cui vedi il mondo, anche se per un breve momento. Odio l'horror. Oh, perché? Beh, semplicemente gli occhi di Natsuki puntano su di me per un momento. Non importa. È vero, di solito ti piace scrivere cose carine, vero Natsuki? No, vabbè, raga, mi è esploso un attimo il computer, non ci fate caso. È vero Natsuki? Cosa? Cosa ti fa dire questo? Hai lasciato un pezzo di carta durante... Oddio, guardate la faccia di Natsuki, è molto incazzata. Hai lasciato un pezzo di carta nello scorso meeting del club. Sembrava che tu stessi lavorando su un poema chiamato... Non lo dire a voce alta! E ridammelo! Va bene, va bene. I tuoi cupcake, i tuoi poemi. Poraccia Natsuki. Tutto quello che fai è carino proprio come te. Sayori si mette dietro Natsuki e mette le mani sulle sue spalle. Non sono carina! Natsuki, scrivi i tuoi poemi? Beh, a volte. Perché? Penso che sia interessante. Perché non li condividi? No. Non ti piacerebbero. Ah, non sei una scrittrice molto sicura di te stessa. Capisco come si sente Natsuki. Condividere quello che scrivi è molto di più di semplice sicurezza. La più vera forma di scrittura è scrivere a te stessa, appunto. Ah, ragazzi, non... ok, sì, lo sapete che scrivo. Praticamente io sono, cioè, a volte scrivo. E, cioè io proprio. E niente, ho scritto anche fanfic su Seiko, Naomi, e mi pare di averlo menzionato in altri video, quindi sì, dovreste saperlo più o meno. Quindi vabbè, cazzi miei ogni tanto, andiamo avanti col gioco. Appunto, devi essere disposta ad aprirti ai tuoi lettori, esporre le tue vulnerabilità e mostrare anche i più oscuri angoli del tuo cuore. Allora, io direi di concludere qui questo primo episodio, che non era molto creepy, però meglio così perché io ho paura. E spero che vi sia piaciuto come gioco, lo manderò sicuramente avanti. Lasciate un like, un commento se vi è piaciuto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!